Sì, grazie Eccellenza. Credo che il segretario di Stato Massimo Golini abbia fatto bene in apertura del suo intervento a ripercorrere le tappe che hanno condotto in questi anni a riformare, a cambiare totalmente la giustizia a San Marino. E credo che i passaggi che ci ha elencato fanno ancora più effetto, poi sono anche quelli scritti nella relazione del Presidente Canzio. Credo che sono stati fatti passi importanti, la legge sull'attribuzione dei magistrati per evitare le ricusazioni, la legge soprattutto sull'ordinamento giudiziario, che di fatto è, no, la legge massima, che va a ristabilire l'autonomia della magistratura, le sanzioni, di togliere la politica nel Consiglio giudiziario plenario, raccomandazione voluta dal Greco, e poi tutta la normativa che è andata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi penali. Ecco, queste non sono delle cose da poco, perché quando parliamo di nuove misure come il patteggiamento, la limitazione delle misure cautelari, e di tutto quello che abbiamo fatto rispetto alla modifica del procedimento penale, credo che siano dei risultati che a nostro avviso già erano importanti, ma che oggi il rapporto del Greco ci promuove a pieni voti. E questo non è una cosa da poco, è un successo per il Paese. E ascoltare ancora oggi degli interventi di membri dell'opposizione che ancora si continuano ad arrampicare sugli specchi, a difendere l'indifendibile, a cercare giustificazioni, io credo che non sia tollerabile. Oggi dovremmo essere tutti qui ad esultare per questo ottimo risultato, e invece ancora oggi vedo che si vuol fare polemica, e credo che ancora oggi ci sia chi abbia tutto l'interesse ad osteggiare, come hanno fatto in passato, questo importante processo di cambiamento e di riforma fatto nel Tribunale. Io voglio ricordare come era messo il Tribunale qualche anno fa. Il Tribunale era in pieno disastro, c'erano un cortocircuito inquietante, magistrati che si erano denunciati, era una vera emergenza giustizia. E voglio ricordare che questa emergenza nasce proprio quando qualcuno in tribunale comincia a indagare sulle operazioni messe in campo dalla Cricca. E questo è il punto vero. Voi ve lo siete dimenticato, i cittadini non se lo sono dimenticati. Tutto casino sulla magistratura nasce su quel procedimento, e tutti gli atti conseguenti che hanno fatto la Commissione di Giustizia, il Plenario, il Consiglio Grande Generale, per cacciare senza una legge, quello sì che era una prevaricazione, l'allora magistrato dirigente. Questo è quello che è successo. E tutto questo cortocircuito era funzionale ai padrini, perché erano in pericolo, i vostri padrini erano in pericolo di che fossero stati scoperti. Però dopo ci hanno pensato le relazioni delle commissioni d'inchiesta e fortunatamente i procedimenti penali aperti a ristabilire, almeno speriamo, una parte di verità. Ecco, io credo che questa era la situazione. Poi è arrivato il Presidente Canzio, che ha dato nuova fiducia, nuova autorevolezza al Tribunale. Nella relazione mette in fila tutti, no, le migliori collaborazioni che si sono attuate in questi anni, la migliore produttività, è stato smaltito tutto praticamente il civile che era arretrato, le nuove procedure, la riorganizzazione, i nuovi strumenti che abbiamo dato anche come politica, il personale che ancora magari nella sezione cancelleria è ancora magari sotto personale, i nuovi giudici e poi tutte le riforme. Ecco, questi sono i risultati che abbiamo portato. Ecco, alla luce di tutto questo mi stupisco che ancora oggi qualcuno mette in dubbio la bontà di questi provvedimenti. Io penso che soprattutto rispetto alla questione del Greco ci sia un altro importante risultato, che è quella
del riconoscimento della bontà del codice di condotta per i consiglieri. Questo è un altro grande risultato, un altro passo in avanti. Poi, rispetto invece agli attacchi, dico che rispetto, ho sentito parlare della terza istanza. Terza istanza, cari membri di adesso.sm, ce l'avevate anche nel programma di governo, come, proprio come articolo da inserire. Tant'è vero che quando a febbraio è stato proposto l'emendamento che andasse a sgombrare completamente il campo dai dubbi, no? Che toglieva di fatto la prescrizione, no? Che venisse bloccata, scusate, la prescrizione, molti membri anche di Libera l'hanno firmato questo emendamento. Quindi io credo che sulla terza istanza non ci siano dubbi. Voglio vedere che qualcuno mette in discussione rispetto... Io ho letto le sentenze, nessun giudice ha detto che i reati non sono stati fatti. Il problema è che quei reati del conto Mazzini erano già prescritti prima di partenza, prima di partire. E nessuno mette in dubbio che quei reati non sono stati contestati. Chiudo perché il tempo è quasi finito. Ho sentito ancora oggi la polemica rispetto alla Serenissima. Ecco, io penso che già qualche mese fa il segretario di Stato interessato, il segretario Ciavatta, ha fatto delle dichiarazioni al Consiglio, ma che ancora oggi vengono strumentalizzate. Ecco, io dico questo. La segnalazione del... Ribadisco questo. La segnalazione del segretario Ciavatta nasce da una sua segnalazione, una segnalazione che evidenziava delle grossissime anomalie gestionali rispetto al quotidiano La Serenissima. Vi erano anomalie che agisse in assenza di un direttore responsabile, che il giornale agisse in assenza della necessaria autorizzazione e che la proprietà fosse in mano a una società che non avesse nell'oggetto sociale il fatto di fare comunicazioni. Questi erano gli oggetti della segnalazione. Poi se un giudice ha deciso di indagare delle persone che secondo me, a mio avviso, credo che fossero magari informate dei fatti, non da essere indagate, e ha deciso di archiviare questo fatto, credo che questo è l'anomalia, è l'indagine fatta sulle persone che magari potevano essere informate sui fatti, ma l'esposto, come lo chiamate voi, che in realtà era una segnalazione, riguardava tutto altre cose, delle gravi mancanze e anomalie di gestione. E ancora oggi mi risulta che la Serenissima pubblichi, continui a pubblicare anche fake news, con grossi deficit di amministrazione di persone. Brevemente le conclusioni. Dicevo che ancora oggi non si sa chi pubblica, che titolo e quali sono, come vengono gestiti i proventi delle vendite, eccetera. Questo è il problema. Quindi al di là delle polemiche, credo che oggi dobbiamo esultare e ringraziare chi si è attivato affinché la giustizia in questo Paese abbia avuto dei importanti riconoscimenti. Riconoscimenti che, dico, che non sono solo della maggioranza, dell'opposizione di turno, ma che vanno a beneficio del Paese. E quando qualcuno diceva in quest'Aula ci commissariano, credo che anche questa volta si sia sbagliato, anche perché negli anni in cui è stato segretario di Stato, mi riferisco all'ex segretario Renzi, non ne ha azzeccata una. Grazie.